Buongiorno ragazzi e ragazze, ho già filmato un pezzetto di questo video, poi la mia videocamera si è spenta e dicendo che la mia memory card ha dato errore, quindi non so, spero di riuscire a filmare. Comunque sto facendo il trucco e dopodiché usciamo. Oggi ho un sacco, cioè un sacco, ho qualcosina da fare, qualche commissione, eccetera, quindi vi porterò con me. E prima però andiamo a pranzo dalla mia amica Giulia e sono contenta di rivederla. Quindi adesso sono al make up, aiuto, distruggo tutto. Sono al make up e sto utilizzando il fondotinta Forever Undercover di Dior, che assieme al primer Dior Skin Forever and Everywhere sono la mia combinazione preferita del periodo perché ha una buona copertura questo fondotinta, però è super 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 naturale, cioè proprio non si vede addosso. Adoro, adoro. E credo che però il mio periodo brufoloso, perché ho avuto un periodo brufoloso, stia passando in modo da poter tornare anche ad utilizzare fondotinta con coprenza leggera, perché ultimamente veramente ho avuto degli sfoghi, ancora si vede secondo me un pochino di brufolosità, copriamo pure questi. Denver, se lo sentite, sta in giro per casa che grida, cioè lui letteralmente, non posso dire che lui miagoli. Cioè lui grida, ultimamente lo sto chiamando scimmietta urlatrice perché se ne va in giro per la casa e fa ah, 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 e quindi non sembra nemmeno un gatto, sinceramente. Comunque, vado ad applicare un po' di correttore anche tra le sopracciglia e sul mento. Ho notato che ho sempre sfumato il correttore con un po' troppa forza e quindi mi sono resa conto di dover andare un po' più leggera a sfumare il correttore, altrimenti rischio di trascinare via anche il fondotinta. E il Naked correttore di Urban Decay, che è quello che sto usando in questo momento, bisogna essere anche parecchio veloci ad andare a sfumarlo perché si asciuga velocemente, cioè dove lo metti lì resta, che è una buona cosa perché insomma così non se ne va durante il giorno, però se non lo sfumi velocemente te lo ritrovi lì tipo patacone come l'hai steso dal pennellino. E poi invece la cipria che uso su tutto il viso ultimamente, dopo anni che ho utilizzato solo ciprie trasparenti, quindi bianche, vado ad usare la Urban Decay Velvetizer e non solo oggi però, ma ogni giorno mi ritrovo ad utilizzarla ogni giorno. Mi piace molto l'effetto di questa cipria, il che è strano perché io ho sempre usato solo ciprie trasparenti, ma questa è pazzesca. Ne basta pochissima ed è super super opacizzante. E non ti dà quell'effetto cadaverico che io già ho di mio, tra l'altro non ho bisogno che la cipria me lo crei. Comunque, oggi andiamo anche alla posta perché dalla dogana, allora, se telefoni e mandi centinaia di mail, mi sono resa conto che sono abbastanza veloci, perché, insomma, abbastanza veloci, diciamo che 2 settimane, non è neanche così malaccio poi. Mi hanno mandato ulteriormente, già mi avevano mandato una lettera chiedendomi ulteriori documenti. Io li avevo spediti, ora mi hanno mandato un'altra lettera, cioè un'altra email, chiedendo ulteriori documenti, tra cui quelli che io ho già spedito. Quindi non ho ben capito questa cosa, devo rimandare le stesse identiche cose, in più un documento nuovo che mi hanno fatto compilare perché si tratta di cosmetici. E poi mi hanno chiesto 72 euro da pagare di oneri doganali che a quanto sembra non vanno proporzionati al valore del prodotto che ti sta arrivando, ma sono semplicemente relativi al tipo di prodotto che appunto ti sta arrivando. Cosmetici, profumi, roba del genere, appunto sono 71, qualcosa, una roba del genere. Comunque sono stata fortunata perché diciamo che neanche 2 settimane. Anzi, sì, no, 2 settimane giuste e bene o male mi è arrivata la mail chiedendo lo sdoganamento. Quindi, una volta che invio questa documentazione, dovrebbero sdoganarmi il pacco. Poi non so quanto altro tempo ci metterà ad arrivare. Credo comunque in generale che queste tempistiche siano assurde.
Le trovo veramente assurde. Sono d'accordo e anzi, bisogna fare i controlli sanitari, bisogna assolutamente. Capisco anche gli oneri doganali ad un certo punto, non capisco però queste tempistiche, perché stavolta mi è capitato di aspettare appunto 2 settimane, poi devono ancora spedirmelo il pacco, quindi sicuramente saranno 3 settimane, ma nei commenti mi avete scritto che a voi è capitato anche di aspettare 2, 3, 4 mesi e questa la trovo una cosa assurda. Davvero, tra l'altro su internet leggevo anche che spesso i pacchi arrivano ma sono danneggiati, nel senso che si fregano la roba, quindi io non so veramente che cosa pensare, però diciamo che per il momento mi è andata molto molto bene, quindi sono estremamente fiduciosa, ma che cosa devo fare alla posta? Oltre a ritirare un pacco, devo anche pagare questi oneri doganali. La cosa insensata, secondo me, è che devi per forza pagare tramite bollettino. Sarebbe molto più semplice farti pagare con un bonifico, così non devo andare alla posta. Però, vabbè, quindi voglio andarci subito perché ieri mi hanno mandato sta email e voglio andare subito oggi perché voglio velocizzare il tutto e spero di ricevere sinceramente i miei prodotti quanto prima. E questo, sinceramente, è quanto. E prima di andare dalla mia amica vado anche un attimino in pasticceria perché volevo prendere qualche pastina, perché ovviamente io le chiedo che cosa devo portare e lei mi dice sempre niente, però sinceramente almeno qualche pastina vorrei portarla, qualcosina, così dopo pranzo abbiamo qualche dolcetto da mangiare. Adesso finisco il trucco e poi let's go. Qui c'è qualcuno che vuole dire ciao, ciao piccolo carino rullo bianco, io vado, ciao. Ciao ciao, sei un piccolo carino tutto bianco. Tutto bianco, tutto bianco mio gattino. Sei bellissimo, caro Demer. Sei bellissimo, caro Demer. Sì, lo so. Lui mi risponde sempre, lo so. Ciao ciao, caro Demer. Ciao ciao, ciao ciao, caro Demer. Ciao. Piccolo gattino, il mio angioletto, la mia nuvoletta ciofice. Pastine prese? Sì, let's go! Una cosa voglio farvi vedere, il mio outfit, che è da un po' che nei vlog non vi faccio vedere l'outfit. E ho questo pellicciotto finto che ho preso in un negozio a Cortina, non so di che garanzia. Poi ho il maglioncino Monday di Alberta Ferretti, anche se oggi è martedì, credo. Quindi, ma io ve l'ho detto che anzi non ci azzecco mai con il giorno, cioè se c'è scritto Monday io tutti i giorni della settimana lo metto tranne che di lunedì. E poi ho jeans. Indovinate dove li ho presi? Ebbene sì, da Asos. E poi le scarpe da ginnastica di Valentino, quelle con le borchiette. È la borsetta di oggi. E la Lady Dior, chissà se la sto inquadrando, sì, credo di sì. E la Lady Dior grigio perlato, che adoro, adoro. Sono qua con Giulia, ciao, che Ciao, buongiorno. ormai la conoscete benissimo. Ciao amore. Allora, a parte che sono arrivata e la bimba stava in piedi e mi è venuto un mezzo infarto, perché tipo, cioè, io non la vedo da, quanto? 2 settimane? Un po', 3 settimane. E adesso cammina praticamente e sta in piedi, io con questi capelli svolazzanti. Comunque è impressionante come che guarda, si alza. Sì, No, sì. ti giuro. No, spacchiamo Sì, tutto. spacchiamo tutto e vai. Perché stai parlando in italiano? Pichita. A lei piacciono un sacco le robe tecnologiche, tipo videocamera, cellulare. Quindi appena vede la videocamera. La tecnologia è attraente, sì, come i cellulari, i telecomandi che aprono le TV. Telecomandi. Ha già capito come funziona. Allora, abbiamo mangiato la pasta pennette alla vodka, che erano troppo buone, mi devi dire la ricetta, però devo rifarla. Però c'era un sacco di formaggio, tutte filose, super buone. Piccante, ma al punto giusto, era super super buono. E poi le pastine si sono un po' rovinate, sinceramente. Non so se io nel trasporto, comunque ho preso cestino alla frutta. Poi pasta crema, che penso che in italiano si dice mille foglie. Noi la chiamiamo pasta Forse, sì, o crema in carciolina, sì, carciolina, come sì. diciamo noi, Boh, mille secondo foglie, me è sì. mille foglie con la crema pasticcera. Poi questo è, mi ha detto, tipo cioccolato con mousse. Sì, vedo la mousse, non E sembra questo è male. cocco. Amiamo il Scegli. cocco. Vai, Oddio, vai, scegli. scelta ardua, io Vai. farei tutto a metà. Dai,
facciamo tutto a metà, così assaggiamo tutto. Dai, sì, facciamo schifo fino all'ultimo. Devo dire che questo promette particolarmente bene. Abbiamo tanto, diviso tanto, tutto a metà. Sì. Anche questo però, Tutta, sembra... Tutta, no? Anche questo è un sacco di crema. E sono di nuovo alla posta. Questa è la piazza Trieste dove c'è la posta. E questa è la posta. Già la conoscete perché ci vengo spessissimo. Oggi ho fatto... Eccoci qua. Molto bella la posta, mi piace tantissimo questo edificio. Ok, abbiamo il 281 e adesso siamo al 278. Quindi ci vorrà ancora un po'. Fatto ragazzi, ho finito la posta ed è già buio, però sono felice che le giornate si siano allungate e non fa più buio tipo alle 4 e mezza. Comunque sono riuscita a fare tutto, ci ho messo un po', ma finalmente ho pagato questi dazi doganali. Anche gli addetti alle poste si sono meravigliati che ci fossero così tanti dazi doganali da pagare, però l'importante è che questo pacco mi arrivi. Guardate quanto è bello, c'è anche se ce la gola. E questo è il canale che porta al mare. Beh, sono tornata a casa in questo. Sono arrivati giusto un paio di pacchi mentre ero via. Tra l'altro questo è gigantesco. E poi ce ne sono altri tre qua. Adesso spacchetteremo. Qui sotto in realtà già so che ci sono, c'è la pappa per i gatti che prendo sempre da Zoo Plus. Ciao Gato Denver! Ciao Gato Denver! Tu vieni sempre a salutare quando esco e quando torno. E poi ho fatto anche qualche acquistino su Asos. Sono anche molto curiosa di spacchettare il pacco di disegno e vi farò vedere tutto quanto. Ecco pupetto mio. Ciao pupetto, scusa che ti lancio la videocamera in faccia senza preavviso. Mi piace. Ah, ti piace? Ti senti importante? Sì, molto, ti piace? Oh pupetto, pupetto mio, pupetto mio. Non hai fatto il letto però. Questi mariti che non fanno le robe in casa, io lo faccio ogni giorno, c'è da dire, l'unica volta che non ci sono. L'ho fatto appena mi sono ricordato. Non è vero, ti ho dovuto... Allora, io entro e faccio... Oh, pupetto, mi hai preso tutti i pacchi, perché mi ha ritirato tutti i pacchi, è stato a casa, sono venuti gli operai, eccetera. Poi li faccio... Hai fatto il letto? Io convinta, adesso sentirò no. E lui, sì? E io, davvero? E lui, sì, sì? E io, ah, grande! Vado in camera, disastro. Senza che tu cari di brutto patatone. E quindi mi prende in giro, capito? Mi prende pure in giro. Però dopo sono andato a farlo. Sì, è vero, bravo, meriti bacino. Bravo, petto mio. Non hai freddo? No, caldo. Caldo, tu hai sempre caldo. Tomas è sempre in tenuta da ginnastica. E io ho freddo con il maglioncino, di Lacio Denver che come al solito grida. Beh, vado a cambiarmi e poi spacchetto tutti i pacchetti. Ah, pupetto! Allora, praticamente mi sono messa d'accordo con i follower che io farò un video in cui faccio vedere tipo alcune mie borse, alcuni miei vestiti, alcuni miei accessori, eccetera, e tu commenterai se ti piacciono o no. Perché so che alcune cose hai delle idee estremamente chiare, tipo certe cose mie ti piacciono un sacco, certe altre cose ti fanno schifo. Non è che mi fanno schifo, però diciamo che... In videocamera dice di no, poi quando la spengo dice sono orribili, è orribile. Cioè tipo cosa è orribile? Dimmi. Tipo le ballerine che ho preso di Miu Miu, quelle nude, non so se te le fate vedere che mi sono arrivate, quelle di Miu Miu. Vedete prima la roba voi che è mio marito sostanzialmente, sono queste, vieni a vedere, ti faccio vedere. E queste non mi piacciono? No. Mi dici sempre, anzi quando le vedevamo in vetrina mi dicevi sempre che erano orribili. Quindi? Sono sempre d'accordo. E quindi farei un video in cui commenti le mie robe? Sì. Sì? Sì. Ti stai già preparando su di queste? Bene, tra l'altro devo ancora togliere... Ancora togliere l'etichetta. No, ma diciamo che questo posso... No, non darci anticipazioni, direi tutto nel video. Tutto nel video direi. Tutto nel video. Sì, ciao Gatto Denver. Vorresti già dirlo adesso. Sì, io non ho salutato Gatto Denver e questa cosa è molto neanche molto grave. Non l'ho salutato. Ma Audrey non l'ho proprio vista. Audrey sarà sul suo cuscino. Dov'è? Andiamo a vedere. Gatta Stellina! Lei non viene mai a salutarmi qui. Ah, Gatta Stellina!
Noi siamo sempre al buio. Non era come sul cuscino. Gatta stilina, gatta stilina, oddio, oddio, che brava. A lei piace farsi le unghie, poi io le dico che brava, gatta stilina. Ma che brava, gatta stilina. Brava, gatta stilina. Guarda come sta con la coda per aria. Brava, gatta stilina. Bene, queste erano tutte guarda le. Guarda che arriva il geloso. Sì. Il gelosone. Sì. Eh sì, ho sempre paura che tiri giù tutto con il suo peso piuma. Che brava questa gatta che si fa le unghie. Guarda il gelosone. Ecco. Sì, sono tanto gelosone io, devi dare le coccole solo a me. Oh. Vogliamo vedere la pigrizia di questi gatti? Prendi la Denver, prendi la Denver. Ah, oh, la prima volta che corre dietro. Ah no, solo fino a metà strada e si stende. Cioè notare. Secondo me è buttato troppo lontano. Troppo lontano. Dovresti buttarlo a 2 metri. Cioè Denver, fino a là non ci arrivavi? No, ok. Ok, ciao. Ok, adesso vado a cambiarmi. Ho già messo i capelli nel solito chignon imbarazzante che ho quando sono a casa. Questi capelli piccolini che mi stanno crescendo mi danno un fastidio, li trovo orribili. Comunque, prima cosa che faccio quando io torno a casa, dovete sapere, perché mi danno, non so come mai, ma se esco senza accessori tipo anelli, bracciali, tipo se esco senza la mia fede, l'anello di fidanzamento, qualche bracciale, l'orologio, una collana, mi sento nuda. Però, nel momento in cui rientro a casa, se ho ancora qualcosa su, cioè, nel senso, ovviamente ho tutto ancora su, però nel momento in cui rientro a casa, tutto quello che ho addosso comincia a darmi fastidio e devo togliermi tutto. E quindi ho già tolto tutto quanto, mi sono dimenticata solo la collana. E poi mi cambio, perché anche stessa identica cosa, ci sono persone che tornano a casa e rimangono vestite. Io non ce la faccio, io mi devo vestire tipo pigiamone e stare super super comoda. Altre cose, volevo farvi vedere la postazione delle mie borse. E l'ultima, che oddio, di nuovo mi sono dimenticata, come si chiama? Vanity Set. Vanity bag, vanity purse, boh, qualcosa vanity, l'ho messa qua alla fine, anche se non credo che ci stia molto molto bene. Comunque potete vedere la differenza di colore tra la boy bag, che è decisamente più scura rispetto a questa, che appunto è molto più beige, molto più chiara come colore, però non mi convince tantissimo la sistemazione in questo momento, perché secondo me sono troppo vicine. Forse dovrei aggiungere un'altra mensola qui e metterle su 2 piani, non lo so. Comunque ho messo le Saint Laurent sotto, che mi correggete sempre sulla pronuncia, dico Saint Laurent, e la Saint Laurent giù sotto, e poi ho messo invece gli zainetti sopra. Secondo me ci stanno molto meglio così, e quindi sì, invece di là le Chanel non le ho tolte. Ho ricevuto tante richieste sulla Chanel verde, la mini rettangolare che avevo fatto vedere nel video sulla mia collezione di borse, e in tante mi state chiedendo a quanto la vendo, però non ho ancora deciso di venderla, ragazzi. Ci sto pensando, ma non ho ancora deciso di venderla. Comunque sì, questo è quanto sostanzialmente, e adesso che sta arrivando la primavera, cioè per modo di dire, anche se fa un freddo terribile, voglio indossare un po' di più la mia medium classic di questo bellissimo blu. Comunque questo è quanto, e poi la, anche qui le ho ravvicinate molto le borse, però appunto non so, forse dovrò rivederla questa postazione. Le scarpe, ho messo tutte le ballerine lì tipo ammassate, e qui ci sono le nuove Dior, e, che non piacciono tantissimo, ho notato dal video, a me fanno impazzire. E poi le Miu Miu, qui ci sono le Valentino, che voglio tanto tanto indossare, ma con questo freddo, le indossate comunque anche in inverno, però quando eravamo sopra i 10 gradi, altrimenti adesso sono tornata a casa ce n'erano 5 dei gradi, quindi un pochino troppo freddo. Queste invece sono le ballerine che ho indossato al nostro matrimonio, che le ho distrutte in quella giornata, veramente distrutte. Tra l'altro si sono anche tutte sporcate davanti, se mette a fuoco, eccole qua. Però il dettaglio è meraviglioso, uguale al mio abito. E sì, e questo è quanto. Vorrei aggiungere assolutamente un'altra scarpiera. Vorrei metterla qui, però poi appunto non riuscirò ad aprire la porta più di così, però a questo punto chi se ne frega, penso che possa, perché in alternativa pensavo di metterne un'altra lì, però secondo me qui ci sta molto molto meglio, però riesco a metterne soltanto una singola. Fatemi sapere che cosa ne pensate, io
credo proprio che ne aggiungerò un'altra qui perché ho scarpe là e tutte le ballerine ammassate, però per un po' posso ancora resistere così, credo. Comunque, cambiamoci e poi vado a lanciarmi sul divano. Ah, devo ancora togliere gli orecchini, poi vado a lanciarmi sul divano, vado a spedire tutti questi documenti alla dogana, che non vedo l'ora che mi sdoganino il mio pacco, e basta. Eccole, queste sono, questa è la pappa preferita dei gatti, ed è... non è sponsorizzato, ci tengo a sottolineare, è della Hills, è la Nature's Best, però mi sono resa conto adesso che gli ho ordinato il tonno, e tra l'altro tanti pacchi, non solo uno, e sono tutti tonno, in realtà loro, cioè gli piace moltissimo anche il tonno, però preferiscono il pollo, quindi prossima volta devo assolutamente prendere il pollo, ma almeno ogni tanto cambiano, dai. E sì, questo, vanno pazzi per questa pappa, e la ordino su internet perché non la trovo nei negozi, e hanno sempre mangiato, cioè hanno provato diverse crocchette, però queste sono sempre le loro preferite. E qui mi sono arrivate anche tutte le cosine che ho ordinato su ASOS. Vedo l'ora di ricevere questo cappellino, è un Baker Boy però in tipo effetto pelle lucida. E poi ci sono t-shirt da casa con i mini pony, sì, già ne ho, ma questo mi piaceva troppo. Poi ho preso un bomber della collezione Barbie, di questo bellissimo rosa, e poi gonna e altre cosine che magari vi farò vedere meglio in un altro video, oppure fatemi sapere se vi interessano anche gli haul con queste cosine, così abbigliamento. E sì, e questo è quanto. Che cos'è? Ah sì, ho preso anche gli occhiali finti. Sì, maglioncino, eccetera. Audrey si è tuffata letteralmente nello scatolone, cioè da qua così, tipo pecorella. Ciao gata, ti piace la tua nuova cuccia? La tua nuova cuccia? Trappola per gatti più efficace sono gli scatoloni. Audrey specialmente è pazza, va pazza per gli scatoloni. Gatta, vuoi restare là? Ok, ciao. Dove ti spedisco, gatta? Ti spedisco a casa di qualche follower? Ti spedisco a casa di qualche follower? Toh. Toh. Arrivederci. Cucù. Cucù. Ciao, gatta. Quanto sei gelosone, gatto d'amore. Io appena accarezzo la gatta arriva lui. Incredibile. Stiamo preparando, ovvero sto preparando la cena, ma adesso obbligherò Tomas a venire ad aiutarmi. E sto facendo, allora, le carote al forno, le taglio come se fossero patatine praticamente, le taglierò a spicchetti tipo, e le faremo al forno. Poi hamburger di tacchino, ci metteremo vicino anche un po' di mozzarella. Poi abbiamo i piselli, ho un altro barattolo perché questi sono pochi. E poi l'insalata e i pomodori per Tomas, per me invece basterà questo, sì? E questa è la situation quando io cucino. Gatto Denver, che piange costantemente. Gatto Denver, mi sono lavata le mani e adesso non ti accarezzo. Scusi, signor Gatto Denver. Scusi, signor Gatto Denver. Prego. Abbiamo aggiunto altri piselli perché Tomas dice che è troppo poco sta roba per lui. Vero? Cosa stavi dicendo? Accendo la videocamera e non parla. A lui. Mi dice da mangiare solo per te. Ah. Anzi, neanche per te. Perché io mangio come una belva? No, però io sì. Sì, Tomas dice che sarà ancora che è affamato. Dai, abbiamo le carote, abbiamo un hamburger testa, abbiamo i piselli, poi so tu, we have the tu carrots. The carrots, guarda che si dice davvero carrots. E poi tu ti fai anche l'uovo all'occhio di bue. Dai, basta. Mozzarella, boh, al massimo poi facciamo una pasta, dai, ho già capito. Mozzarella è quella che ho portata io dal lavoro, no? Dalla mensa, abbiamo altre mozzarelle, non dovevi portarlo dalla mensa. Quella è biologica. Tu perché freghi la roba dalla mensa? È biologica. Ah, è biologica, ragazzi, è biologica, importantissimo.
Siamo a buon punto, gli hamburger sono quasi pronti. Sono di pollo e tacchino questi qua, spero siano buoni, è la prima volta che li prendiamo. E i piselli, ho messo solo un po' di spezie, non ho aggiunto altro, anche perché queste padelle sono antiaderenti, quindi non c'è bisogno di aggiungere olio, burro, eccetera, eccetera. Stessa cosa per gli hamburger. Poi ho preparato l'insalata per Tomas, ci ho messo la valeriana, che è la sua insalata preferita, poi carote alla julienne, pomodori tagliati a pezzetti e una mozzarella con olio di oliva, tra l'altro fatto in casa, olio di oliva casereccio. E poi ho preparato due sottilette che andrò a mettere sopra gli hamburger. E anche le carote credo siano a buon punto, sì, sono praticamente pronte. Andiamo, provate a farle così, sono molto buone. Questo è il risultato finale. Hamburger di pollo di tacchino con sottiletta, piselli, mozzarella e carote al forno. E Tomas ha anche un uovo all'occhio di bue. Com'è? Buono? Buono, sì. Basterà? No. Spero di sì, non credo. Non credi che l'insalata pure no? Forse, vediamo. Vediamo. Sì? Ti spieghi? Ti spieghi? È per me? No, tu prepari. No, mi dice pure. No. Cosa io? Tu prepari a me. Ah, io preparo a te. Hai capito. Ah, pure, me la apri la Nutella. Che gentile. Che gentile. Quanto sei goloso? Tanto. Allora bastava la cena. Adesso sì. Basterà. Ah. Vieni con noi. Le vostre teorie hanno diffuso eresie che portano a massacri e alla violenza. Io non dico il suo insegno che la riconciliazione. Ah, proprio senza vergogna? E questo? Questo non lo vuoi? Beh, quindi non ci fai questo assaggio in videocamera? No, il fatto è che voi non lo sapete, ma si è già mangiato un piatto tale quale. Io pensavo fosse sufficiente, invece no, no. Ah, adesso fai il serio. Fai il serio. Ah, ok. Adesso ricomincio. Ah, ok. Guarda con questa piccola. Il paninetto? Che buono. C'è da dire che potevo farli un po' meno pieni io, ho messo proprio tanta Nutella. Tomas è già andato a far la nanna, anche perché era tardissimo, abbiamo guardato Il nome della rosa, bellissimo film, però è finito tardi e quindi Tomas doveva correre la nanna. Io invece, siccome mi si è spezzata un'unghia oggi, mannaggia, e siccome tutte le altre erano relativamente lunghe e questa invece è corta, adesso devo accorciarle tutte quante, quindi le accorcerò tutte quante e poi cambierò lo smalto. E oggi metterò per la prima volta quest'anno, che di solito lo uso più in primavera e estate, e anche se fuori fa freddissimo e c'è una bora fortissima che soffia davvero molto forte, io mi sento che sta arrivando la primavera e quindi vado a stendere per la prima volta in questa stagione lo smalto bianco. Vado ad usare questo di Deborah Milano che si chiama All in One, è il colore, non si sa, ah sì, è il numero 17, c'è scritto sul tappo 17. E poi come top coat vado ad usare questo di Dermacol, si chiama UV Top Coat High Brilliant Nail Polish. Perché UV?
non l'ho ben capita questa. Comunque è la prima volta che utilizzo entrambi gli smalti, quindi vedremo un po' come com'è il risultato. Mentre metto lo smalto sto guardando un video di Shane. In realtà non è il canale di Shane Dawson questo, ma il canale del suo fidanzato Ryland. Sono iscritta ad entrambi i canali e io credo di essere, anzi sono, la fan più sfegatata di Shane Dawson, almeno in Italia, concedetemelo. Adoro i suoi video, mi fa scompisciare dalle risate, è super simpatico e super genuino e niente, insomma, volevo solo condividere questo con voi. Adoro i suoi video, li guardo ogni giorno e aspetto sempre con ansia che ne esca uno nuovo. E adesso sto guardando il loro vlog di quando sono andati in vacanza a Cabo a festeggiare il loro secondo anniversario. Li adoro, sono troppo forti. Fuori c'è una bora fortissima, non so se riuscite a sentirla. Mio Dio. Beh, comunque io ho sempre i capelli osceni, volevo dire. Comunque ho messo lo smalto, guardate le mie unghie, sono cortissime, sono super corte, ma ho dovuto tagliarle tutte così magari si rinforzano anche un pochino, le faccio crescere tutte da appunto super corte. Comunque sono contenta di aver rimesso lo smalto bianco e adesso che è già tardissimo mi metterò comunque al montaggio del video, di questo video tra l'altro, di questo vlog per domani. E altra cosa, stavo guardando adesso i commenti sull'ultimo video haul che ho fatto, quello insomma in cui vi ho fatto vedere l'acquisto a Parigi fatto da Chanel, i vari acquisti da Dior, da Givenchy eccetera, e c'è sempre, ogni volta che carico un video haul c'è sempre un sacco di polemica, un sacco di critiche eccetera eccetera, ma appunto come vi ho appena detto, i video che più mi vengono richiesti ed i video che so che piacciono di più, lo vedo anche dal numero di visualizzazioni, sono appunto i video haul. E quindi io li faccio, uno, perché per me è come avere delle amiche, voi siete per me degli amici e quindi io vi faccio vedere quello che acquisto, così come potrei farlo vedere a mia mamma, così come faccio vedere a Tomas o appunto a qualsiasi amica. Numero due è perché so che vi piacciono tanto e me li chiedete sempre tantissimo, sia pubblicamente che nei messaggi privati che dal vivo quando mi incontrate, quindi perché c'è sempre un po' di appunto di polemica riguardo questo, non mi interessa nella vita ostentare quello che ho, anche perché non penso di essere l'unica persona al mondo che si può permettere una borsa Chanel e c'è chi ne ha il quadruplo di me, quindi non, insomma, non per questo mi sento migliore di nessun altro. L'ho specificato in vari video, ma è sempre importante per me farvelo sapere che se vi faccio vedere queste cose che compro è perché mi viene chiesto tanto, so che vi piace. E vi devo dire un'altra cosa, io sono la prima a guardare i video su YouTube unboxing, video haul, per vedere che cosa è uscito nelle ultime collezioni, per vedere gli acquisti delle ragazze, e sinceramente non so nemmeno spiegarvelo il perché, ma mi piace tantissimo vedere questo genere di video. È lo stesso motivo per cui guardo i What's in My Bag, anche lì sono stata sempre criticata moltissimo perché ho filmato i miei What's in My Bag, ma è una tipologia di video che mi viene richiesta, ma che anche a me personalmente piace tantissimo guardare su YouTube, quindi non so il perché, ma è così, sono video che mi piace tantissimo guardare, mi piace vedere, so che vi piacciono, quindi ecco, questo è il vero motivo per il quale io carico i video haul eccetera, non perché mi interessi far vedere, non lo sto sentendomi superiore, ma semplicemente come farlo con degli amici, perché per me voi siete degli amici. Quando vi incontro è sempre come incontrare degli amici che non incontravo da anni, è bellissimo. Quindi questo volevo soltanto chiarire, questa cosa, chiarire un paio di cose con voi. Quindi bacio grandissimo mia family, io vi abbraccio fortissimo, forte, vi mando tanti baci, spero che, anzi fatemi sapere come state, perché non ve lo chiedo mai, ma per me è importante sapere come state, se avete passato una bella giornata, se state passando un bel periodo, e quindi sì, questo voglio sapere, insomma, come sta la mia family, e niente. Voi questo video lo vedrete, allora oggi è martedì, lo vedrete domani che è mercoledì, quindi noi ci vediamo domani, giovedì, con un nuovo video, mi raccomando, nuovi video ogni giorno dal lunedì al venerdì. Bacio mia family, ciao, a domani.